Benvenuti alla seconda parte di Con i piedi per terra. Come vedete siamo all'interno di un padiglione, il padiglione è quello della Fiera di Bologna, perché nei due giorni 16 e 17 di gennaio si svolge innanzitutto la prima fiera dell'anno per quanto riguarda Bologna Fiere, ma anche una delle fiere più importanti di settore. Stiamo parlando di Marca. Marca è una fiera dedicata al mondo, all'incontro fra private label e grande distribuzione. È una fiera che sta crescendo molto, è cresciuta molto nel corso del tempo. Ci sono due padiglioni interi, uno dedicato al cibo e uno dedicato al non food, in cui che cosa accade? Accade che si incontrano le grandi catene di distribuzione con i produttori di materie prime o comunque di lavorati, di trasformati, per confrontarsi, discutere e cercare di chiudere accordi per la produzione a marca del grande distributore di prodotti per la vita di tutti i giorni. Il settore della grande distribuzione è un settore che è cresciuto moltissimo nel corso degli anni ed è una voce per le aziende di fatturato molto importante. In questo preciso momento noi ci troviamo, lo leggete anche dalle nostre spalle, all'interno di uno degli stand più grandi che ci sono qui a Marca, che è lo stand di Conserve Italia. In mia compagnia c'è Pierpaolo Rosetti, che è di Conserve Italia, il direttore generale. Allora direttore, insieme a lei vogliamo partire da una domanda che le potrà sembrare banale: cosa ci fa Conserve Italia a Marca, cioè che appuntamento è per voi e che cosa venite a fare? Bene, buongiorno, grazie di essere qua. Noi siamo qui a Marca perché noi siamo un'azienda, è vero, proprietaria di marchi importanti che sono sul mercato, però siamo all'apice di una filiera agricola integrata che come filiera ha degli importanti stabilimenti, e quindi per noi è importante avere un'integrazione di quantità di produzione che affiancano le nostre produzioni con i nostri marchi, per poter ottimizzare la nostra capacità produttiva e dare anche ai nostri soci agricoltori una risposta alle richieste di coltivazione dei prodotti. Per fare questo mettiamo in campo verso la grande distribuzione quello che riteniamo essere una nostra caratteristica, quello di essere un'azienda che dà garanzie sul prodotto, garanzie di salubrità dei prodotti, garanzie di una filiera controllata dal seme fino al prodotto finito e di una filiera attenta alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità etica sociale, che sono elementi molto molto importanti e che la distribuzione oggigiorno richiede dai propri partner. Senta, lei ha parlato di garanzia del prodotto e la 15ª edizione di Marca si apre con una serie di convegni. Il primo, che è quello di apertura, è dedicato proprio alla qualità e alla sicurezza del prodotto, una voce che è sempre più importante sul mercato e nella grande distribuzione. Sì, io sono d'accordo, questo per noi ormai è diventato un elemento imprescindibile. Noi quello che stiamo cercando di fare in azienda è proprio quello di rendere i nostri prodotti garantiti e di ottima qualità. Questo è un prerequisito per tutte le cose che noi andiamo a fare. Per fare questo abbiamo la nostra filiera di base che si impegna nel coltivare in maniera più sostenibile possibile i prodotti che utilizziamo. Cosa vuol dire più sostenibile? Attenzione all'utilizzo di prodotti chimici, attenzione al consumo delle risorse ambientali, in particolare l'acqua, e su questo abbiamo avviato anche dei progetti coordinati da Conserve Italia, per esempio assieme all'Università di Milano, per implementare un'agricoltura di precisione che aiuti nel migliorare queste cose. E poi garantiamo un controllo in tutti i passi di produzione, da quando arriva la materia prima nei nostri stabilimenti fino al prodotto finito, e questo lo assicuriamo con le nostre strutture di assicurazione qualità che stabiliscono dei percorsi di verifica e controlli delle produzioni. Quindi attenzione alla qualità, ma attenzione anche alla sostenibilità ambientale e sociale. Non dimentichiamo anche l'aspetto sociale, perché noi lavoriamo anche con stabilimenti al sud, ma noi portiamo un modo di lavorare che è molto attento, abbiamo un codice etico, è molto attento a rispettare questo codice etico nell'avviamento al lavoro dei nostri dipendenti. Senta, mi dice per curiosità quale voce di fatturato occupa il rapporto con la grande distribuzione, nel senso, mi spiego meglio,
che cosa producete e quanto della vostra produzione a fine anno è dedicata proprio ai grandi distributori. Beh, sul nostro fatturato totale, perché il nostro rapporto è con la grande distribuzione sia italiana che estera, alla fine sul fatto 100 il nostro totale è circa il 50%, quello che è dedicato alla grande distribuzione. E è trasversale a tutti i settori, nel senso che noi abbiamo questo per quanto riguarda il comparto della frutta, che riguarda succhi di frutta e frutta allo sciroppo, compote, prodotti tutti trasformati derivanti dalla frutta, ma anche sul pomodoro e così sui vegetali, quindi abbiamo un portafoglio completo e anche questo è un elemento che ci consente di essere un partner che riesce a costruire dei rapporti consolidati con molte catene della grande distribuzione. Mi diceva che ascoltate la grande distribuzione, che richiede sempre livelli di qualità giustamente e sicurezza sempre maggiori, ma poi c'è l'altro orecchio, io sono convinto, anzi lo so, che ascolta anche il consumatore, che è colui che i vostri prodotti tutti i giorni li consuma e arrivano da loro le richieste principali su come vogliono e che cosa vogliono da un prodotto di qualità. Allora le faccio questa domanda perché sto pensando a prodotti veggie, prodotti con minor quantitativo di sale, di zucchero. Ci sono statistiche che raccontano di queste richieste da parte dei consumatori. Per quanto riguarda Conservitalia, di conseguenza anche i marchi che Conservitalia rappresenta, quale linea state seguendo su questo e questo 2019? Che cosa porterà per quanto riguarda questa voce? Siamo molto attenti a quello che dice e abbiamo avviato da alcuni anni proprio un monitoraggio di quelle che sono le tendenze e le richieste dei consumatori per quanto riguarda i prodotti agroalimentari che noi facciamo. E grazie a questo abbiamo avviato dei percorsi di innovazione che hanno portato, penso ad esempio nel mondo dei succhi di frutta, all'attenzione alle sostanze dolcificanti, che è un tema molto sentito dai consumatori, nei vegetali, nel mondo dei vegetali, all'attenzione all'aggiunto del sale, che è un elemento altrettanto importante. Abbiamo avviato dei mix di frutta e vegetali che sono molto richiesti e che hanno avuto anche un bel riscontro sul mercato, che noi chiamiamo veggie. Ed è un concetto, questo del veggie, che stiamo cercando anche di allargare, per cui l'abbiamo portato anche sulle confetture facendo dei preparati con dei mix di frutta e vegetali. Sono concetti nuovi perché il consumo sta evolvendo, è in atto una, io dico che c'è in atto una rivoluzione sul mercato, non so se è una rivoluzione completa, ma sicuramente c'è un cambiamento molto rilevante. Noi cerchiamo di accompagnare questo con i nostri marchi e dare queste novità anche alla grande distribuzione che ce lo chiede. È per questo che le dicevo che il vostro orecchio ascolta anche quella parte lì. Una curiosità, in questo caso mio, ma anche magari dei nostri telespettatori, per ascoltare, quindi per rispondere alle richieste del consumatore, immagino che ci sia bisogno anche di molta ricerca, di studio, di sviluppo. Che voce è questa del vostro lavoro? Perché fare un prodotto, uno può pensare che sia semplice, senza sale o senza zucchero, si toglie sale, si toglie zucchero. Non è esattamente così. Alla base credo che dietro, anzi, ci sia uno studio per rendere il prodotto sempre al meglio, ma con le richieste che arrivano dal mercato. Assolutamente. Noi abbiamo un ufficio di ricerca e sviluppo che lavora trasversalmente su tutte le funzioni aziendali. Dico trasversalmente perché siamo attenti al packaging che utilizziamo, quindi per esempio adesso c'è un tema che sta avanzando molto delicato, che è il tema della plastica, e noi stiamo analizzando utilizzi alternativi che possono ridurre l'impatto ambientale. Oppure abbiamo attenzione al come si può coltivare, come dicevo prima, consumando meno risorse dell'ambiente, oppure vedere come si possono migliorare i nostri prodotti anche cambiando il gusto e le ricettazioni che già abbiamo in uso. Quindi c'è una attenzione alla ricerca e sviluppo trasversale e noi dedichiamo a questo una quota importante dei nostri costi di struttura. Abbiamo comunque, a trasversale a tutte queste cose che ho detto, un elemento nuovo che ho dimenticato nell'innovazione, che è il biologico. È importante, è una voce importante che è trasversale a tutte le nostre produzioni e che vogliamo anche far crescere e portarlo anche come elemento alla nostra base sociale per
cambiare anche un po' l'approccio della nostra base sociale verso questo mondo, che è un mondo che è molto richiesto al consumatore. Senta, un po' mi ha già risposto, ma per concludere questa nostra chiacchierata, il futuro, per che cosa vi riserva? Un po' ce l'ha già raccontato, insomma, dove state andando? Sarà un 2019, immagino, ricco. Siete pronti? Sì, siamo pronti, come ho detto, delle cose, delle novità ne abbiamo tante. Veniamo da un 2018, specialmente nell'ultimo semestre, è stato un anno dove c'è stato un po' di flessione, onestamente i consumi sono stati un po' riflessivi. Il 2019 parte con, mi sembra, un po' più effervescente. Pensiamo che le cose possano tendere al meglio. Noi siamo pronti, intercettando quelle che sono le richieste dei consumatori, queste nuove tendenze, a affrontare i mercati. Sicuramente abbiamo le armi per proporre delle novità sia ai consumatori sia ai nostri partner della grande distribuzione, che ci danno fiducia, e questo ci dà molta, molta, molta forza per il futuro. Bene, l'avete sentito quindi che cosa sta accadendo qui da Marche. Io ringrazio il direttore generale di Conserve Italia, per Paolo Rosetti, per averci raccontato un po' di quello che vengono a portare qua in questa fiera che apre l'anno di Bologna Fiere. Ringrazio anche i telespettatori per averci seguito, e vi auguro naturalmente una buona settimana, e noi ci vediamo con la prossima puntata.